Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi parliamo dei salva inverno. Possiamo ben dire che l'inverno è ormai arrivato, che il freddo ormai ci sta attanagliando. E in questo pomeriggio in cui avevo tanta voglia di fare due chiacchiere con voi, mi sono detta che forse l'argomento più consono di cui parlare era proprio i 7 prodotti che mi aiutano ad affrontare l'inverno. Capirete benissimo da tutte le tipologie di prodotti che vi mostrerò che io l'inverno lo odio profondamente. Oddio, non so se odio di più l'estate o l'inverno. Facciamo che vivrei in una primavera perenne e non se ne parla più. E direi di partire subito, ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. Con l'arrivo dell'inverno, puntualmente mani e labbra ne risentono tantissimo e quindi non c'è inverno ormai da anni che io non mi premunisca. Uno con il primo prodotto che è assolutamente forse quello più importante di tutti, no, però è tanto importante, ed è uno stick per labbra. Non deve mai mancare in casa mia, perché davvero le labbra sono proprio la prima cosa che viene attaccata del mio fisico durante l'inverno. Quest'anno ho solo questo, che è di Neutrogena, l'ho comprato giusto l'altro giorno, ve l'ho anche fatto vedere in un vlog. Ne avevo tanti, ma erano aperti da molto tempo. L'altro giorno, quando ho fatto decluttering, li ho buttati tutti via. Per ora terrò solo questo, lo sto usando da ormai qualche giorno e devo dire che mi piace tanto. Neutrogena, per quanto riguarda gli antifreddo, è sempre al top. Era già così di solito, ma quest'anno con l'uso dei vari igienizzanti lo è ancora di più. Quello che risente tanto del freddo sono le mani e quindi in casa mia non manca mai una crema per le mani. In realtà in questo momento ce n'è ben più di una. Una confezione di Neutrogena sicuramente non la faccio mai mancare in casa, perché credo che sia per le creme mani davvero la migliore in assoluto, soprattutto quando le mani sono davvero molto disastrate. Io credo che davvero contribuisca a ristrutturare la pelle delle mani quando è piena di tagliuzzi, quando è davvero disastrata. Ma attualmente ho anche queste tre. Una è la crema della Sien, quella della linea alla mandorla organica, che voi sapete io amo e che in questo momento trovate ancora di nuovo, anzi, a Lidl. Questa mi piace tanto, ha un buon profumo, rende le mani molto morbide e si asciuga subito. Poi c'è la crema alla banana di Avon, questa l'ho comprata poco prima dell'estate, ma devo dire che anche in inverno sta facendo il suo lavoro. Il profumo alla banana è buonissimo, ti viene voglia di mangiarti le mani quando te la metti. E questa è la new entry, mi è stata regalata per la Befana alla calendula e macadamia di SBC. Mi piace davvero tantissimo, è davvero super nutriente, è un profumo meraviglioso, che ne parliamo a fare, qualsiasi cosa che contiene macadamia ha un profumo paradisiaco. L'unico, diciamo, difetto, se lo vogliamo chiamare difetto, è che non si asciuga molto in fretta. Io infatti la metto soprattutto di sera, quando poi so che me ne starò a letto e non ho bisogno di far asciugare subito le mani. Però è davvero un toccasana per la mano, la pelle ringrazia ogni volta che la metto. Terzo prodotto a cui non posso assolutamente rinunciare durante l'inverno sono le sciarpe, sciarpone, scialli, scaldacolli. Qua guardate quanti ne ho, non sono tutti, perché sì, io il freddo non lo sopporto e non ne posso proprio fare a meno, anche perché non appena esco un po' col collo scoperto arriva la tosse, proprio sistematicamente, ormai da qualche anno, e quindi, aspettate, appoggio qua perché stanno cascando, e quindi devo essere sempre super coperta qui. Ma anche prediligo sciarpe che facciano anche da scialle. Allora, vi faccio vedere ad esempio queste,
sono tutte e tre uguali, ma di colori diversi. Quale vi faccio vedere la grigia, che non spara in fotocamera e non è nera, quindi si vede bene. Vedete, questa è in lana, è grandissima, vedete? Quindi io la posso usare sia come sciarpa quando esco, sia quando si andava fuori o quando vado a casa di mia madre, perché per esempio io a casa di mia madre sento sempre freddissimo. Se sento troppo freddo, può essere d'aiuto sopra la maglia a coprire le spalle e a sentirmi più calda. Quindi queste nel mio armadio non mancano mai. Ho queste tre di colori diversi, ma ho anche per esempio questa che l'ha fatta la mia mamma, è un po' più stretta, però fa sempre la stessa funzione. Guardate quanto è bella questa. Oppure ho... aspettate che sono tutte cascate. Ho anche questa, questa anche l'ha fatta la mia mamma. Questa è un pochino più elegante, c'è questo filo sul dorato, non so se riuscite a vederlo. Ciao, cucù. Questa la faccio come immagine di copertina. Comunque, non devono mai mancare sciarponi di lana, che all'occorrenza diventano scialli. Sullo stesso mood, negli ultimi anni, se prima avevo bisogno di restare coperta dal collo, soprattutto quando ero fuori, stesso mood dicevo, adesso tocca alla testa, non posso più uscire fuori quando fa freddo senza avere la testa coperta. Di solito prediligo comprare giacche e giubbotti col cappuccio, di modo che all'occorrenza copro, però non sempre questo è possibile, perché molto spesso giacche e cappotti mi piacciono anche senza il cappuccio. Come risolvo? Con i cappelli, e anche di questi ne ho un certo numero. C'è questo che avete già visto quando l'ho comprato l'anno scorso, però questo non è molto caldo, diciamo che va bene per i primi freddi, eccolo qua. E poi ci sono varie tipologie di berretti in lana, c'è questo qui, io mentre ve ne faccio vedere uno sopra ne cadono 3000 sotto, c'è questo qui, non mi piacciono i capelli con i pompon enormi, non mi piacciono cose che si vedono tantissimo in testa, perché in realtà il cappello è una cosa che mi porta un pochino di disagio, mi sento sempre molto al centro dell'attenzione quando ho il cappello, e quindi è proprio che lo devo mettere quando sono col giubbotto senza cappuccio, però che sia il più semplice possibile. Ecco, per esempio, tempo fa ho comprato questo, che semplice non è, in quanto è sempre è molto è l'urex, e infatti questo l'ho messo pochissimo. Quarta cosa a cui in inverno proprio non posso rinunciare è il rito di bere qualcosa di caldo prima di andare a dormire. Adesso, in particolare, lo sapete, bevo spesso, spessissimo la camomilla alla melatonina, ma non la prendo sempre, perché è una cosa alla quale sto cercando di non abituarmi troppo, perché sono certa che poi a lungo andare non mi sarebbe più utile per addormentarmi, quindi diciamo che su 7 giorni la bevo 4 giorni, cercando di scendere al più presto a 3. Comunque, negli altri giorni invece ci sono le tisane. Per tanti anni ho bevuto solo zenzero e curcuma di Pompadour, ma adesso ho scoperto le tisane al cioccolato di L'Angelica. E queste, diciamo che, soprattutto in questo momento in cui sono a dieta, mi aiutano, perché prima di andare a dormire ho quella cosa calda di cui ho sempre bisogno. Non lo so, è un rito, è un'abitudine che ho preso e che davvero non riesco più a togliermi, né voglio farlo. Stavo dicendo, in questo periodo c'è l'aggiunta in più, perché non potendo mangiare dolci, io a me alla sera è rimasta quella cosa che avevo, perché post lezioni di danza, post pomeriggi passati a ballare, avevo sempre quel bisogno di avere qualcosa di dolce prima di andare a dormire. Mi è rimasto, non lo posso più soddisfare, mi prendo in giro con le tisane al cioccolato. Questa è cacao puro al 95%. Questa, la mia preferita, cacao, arancia e cannella. E questa è anche buona, devo dire la verità, cacao, caffè e mandorla. Quindi
quinto prodotto che amo davvero tanto avere durante l'inverno, che mi dà proprio quella sensazione di accoglienza in casa, quella sensazione di relax e calore e benessere, sono le candele profumate. Uno per il profumo, due per davvero l'atmosfera che creano in casa. Io ogni pomeriggio, non appena va via la luce, non appena si fa buio, accendo sempre una candelina. Per tanto tempo sono state le Yankee Candle, scoperta di quest'anno, le prendo subito, sono le Priceless Candle. Sapete che ne ho acquistato una confezione enorme di 10 candele su QVC, pagate pochissimo, mi stanno piacendo davvero tanto. Ve le faccio vedere perché magari c'è qualcuno che non le ha viste durante i vlog. Queste sono tutte uguali, hanno comunque le jar, anche quelle molto simili alle Yankee Candle, ma queste sono bellissime. Eccole qua, questa come vedete è usata. Hanno il bicchiere così bianco che, per come sto aggiustando in questo momento la mia casa, ci stanno benissimo. Sono davvero molto molto belle da vedere, sono davvero molto belle da sentire. L'unico difetto che hanno, questo l'ho scoperto praticamente subito, perché all'inizio ne ero rimasta molto delusa, perché quando la apri la prima volta questa candela, ormai me ne sono accorta che non è una cosa di una candela singola ma di tutte, perché di queste ne ho iniziate 3 o 4 e con tutte ha fatto la stessa cosa. Ora vedete, questa qui è da iniziare. Io so già che la prima volta che l'accenderò non emanerà nessun profumo. Inizierà ad emanare il profumo dopo essere stata accesa per un po', dopo averla spenta, quando la riaccenderò. La prima volta non funziona, la prima volta niente, ma poi dopo lascia un profumo che non è forte come quello delle Yankee Candle. Le Yankee Candle hanno un profumo buonissimo, ma è davvero molto molto presente. Invece questo è un profumo dolce che resta un po' come un sottofondo musicale, ed è, mi piace davvero tanto 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 tanto. Queste candele sono davvero promossissime, ma comunque in generale una candela accesa in casa il pomeriggio e la sera da me non deve mai mancare. Ultima cosa che vi nomino è una caratteristica mia peculiare ormai da tantissimi anni, che viene un po' dalla danza, che adesso capirete, ma che poi è rimasta nella vita di tutti i giorni, anche quando mi vesto, quando si poteva uscire una volta. Vi ricordate quei tempi in cui si poteva uscire, si andava fuori a cena? Dicevo, è rimasta una mia caratteristica peculiare per la quale molti mi prendono anche un po' in giro, e sto parlando del body in microfibra. Io devo avere sempre sotto ogni camicia, maglione, maglietta, maglioncino, durante l'inverno devo avere il body in microfibra. Microfibra perché avendo l'orticaria mi è molto... mi aiuta, non mi punge come la lana, non mi segna come potrebbe fare qualsiasi altro tessuto. La microfibra mi sta dolcemente sulla pelle e non mi dà fastidio. Due, il body, perché cangiandolo sotto, e questo è lo scopo principale per cui uso questo capo, fa in modo che da qui sotto la schiena non debba restare mai scoperta, perché io posso essere super bardata, ma se poco poco mi arriva aria da qua sotto, muoio di freddo. E quindi il body non deve mai, mai, mai mancare. E direi che possiamo chiuderla qui. Queste sono le cose davvero a cui non riesco a rinunciare durante l'inverno, che mi accompagnano durante la stagione, che per me è una stagione bruttissima, perché non, davvero non è vero che il freddo rispetto al caldo ti copri e passa, invece quando fa caldo, si schiatta e basta. Non ditelo a me, che qua in Calabria, mamma mia, però non lo sopporto il freddo. Mi dà fastidio.
quindi questi prodotti mi aiutano a superare questa stagione che non amo, primavera forever, lo ripeto, mi aiutano a superare questa stagione che non amo tanto. E invece voi quali sono quei prodotti, quelle cose a cui davvero in inverno non riuscite a rinunciare? Se vi va scrivetemelo giù nei commenti, che magari mi fate pensare pure a qualcosa che in realtà uso anche io, a cui non ho pensato. Io come al solito spero di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio. Ciao, ci vediamo domani!